Caccia chiusa e ungulati che spadroneggiano nei dintorni dei paesi della vallata Stilaro e qualche volta si vedono anche nelle vicinanze dei giardini dell'abitato in cerca di cibo, ultimamente nella strada che porta al Parco Vignali. Nota positiva però che da un po' di tempo non si vedono circolare di sera tra le vie dei centri storici. In tanti a chiedersi del perché della presenza di questi ungulati. Antonino Sicleri, responsabile di difesa del suolo Metro City, nel corso di un sopralluogo nella montagna di Bivogno e Stilo, chiarisce una leggenda metropolitana secondo la quale i cinghiali si siano spostati nella parte bassa della montagna per evitare gli attacchi dei lupi. Vogliamo smentire quanto si dice in giro da tempo, che i cinghiali sono nei paesi perché allontanati dai lupi. Guarda, sinceramente, il cinghiale va a cercarsi il cibo e attualmente lo trova più facilmente vicino alle discariche di rifiuti. È una specie opportunista, quindi si adegua a tutto, quindi scende tranquillamente a trovare indisturbato il proprio cibo. E non è legato alla presenza del lupo perché convivono nello stesso habitat da sempre, quindi non è il lupo che scaccia il cinghiale né il lupo segue il cinghiale. Sono due specie che convivono. Ovviamente il cinghiale entra nella catena alimentare del lupo, però il lupo riesce ad attaccare lo striato, il rosso, certo non il cinghiale adulto. E poi il lupo, diciamo, si ciba di quello che trova. Come tutte le specie selvatiche, meno fatica fa, più è contento. Quindi se trova armenti non custoditi lungo la sua strada, ovviamente Ne approfitto. preda gli armenti domestici, certo. Questa è anche dovuta all'esperienza diretta con le fototrappole, cos'è? Io sono stato per 19 anni dipendente del Parco Nazionale Aspromonte, per 12 anni ho seguito l'attività di monitoraggio sul lupo, quindi abbiamo fatto sia attività di fotorappolaggio, sia di transetti per la ricerca di campioni da sottoporre alla genetica. Basta dire che noi nel 2004 e nel 2005 abbiamo rintracciato lupi che provenivano dal pollino. Questo per dimostrare la capacità di espansione che ha la specie, che gli ha consentito di riconquistare tutta l'Italia, partendo da piccoli nuclei, diciamo, rintanati, passami il termine, all'interno di zone limitate dell'Appennino, per poi tornare a espandersi un'altra volta. Ha una capacità di espansione impressionante il lupo. Quindi nessuna accusa neanche alla regione che non ha immesso lupi. In Italia nessuno mai ha emesso lupi, non ce n'è traccia né ufficiale né non ufficiale, assolutamente. Quella è una capacità di espansione della specie. Quindi nessun ente immette lupi No, nelle montagne, nei boschi. assolutamente no. Gli enti ad oggi li stanno soltanto monitorando, gli enti come anche alcune associazioni ambientaliste, ma nessuno ha mai liberato lupo. Città metropolitana, il ruolo per quanto riguarda questi animali. No, ad oggi noi abbiamo un ruolo molto limitato su questi animali, non abbiamo, perché non sono animali, noi abbiamo diciamo una delega sulla caccia e questo animale è non cacciabile, quindi non abbiamo questa delega Quindi più la sull'attività del lupo e regione. sulla regione, sì. Anche sulle predazioni hanno competenza o i parchi nazionali e regionali o la regione stessa. Quindi abbiamo sfatato questo. Sì, è una leggenda che esiste da tantissimi anni, che però non è così. Nessun ente ha mai liberato un lupo in Italia. Fermo restando che il lupo quando vede l'uomo ha paura se è solo. Tendenzialmente il lupo non ha interesse ad avvicinarsi all'uomo. Sono gli ultimi casi di predazione da lupo, sull'uomo, quello che dicono, intorno ai primi del Novecento, su animali colpiti da rabbia silvestre. Se no, non ci sono. Che possa poi predare un cane piccolo abbandonato nel bosco, quello sicuramente ci sta tutto, ma sull'uomo non è mai successo. Il lupo, da sottolineare, non attacca mai l'uomo e come afferma Sicari, da moltissimi anni non si registrano simili episodi. Tornando al cinghiale, è evidente che è l'uomo ad attirare nei centri abitati gli ungulati delle discariche presenti o i cassonetti sparsi tra i rioni.